supporto. Ma io vedo anche uno di quegli altri che giocano. Comunque è un buono, eh, questo. No, no, io no, 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 aspetta, incerto. Quello che c'è? No, fino all'anno scorso. Oggi purtroppo sono un po' in difficoltà, ho dovuto cambiare alcune cose e sono rimasto un po', diciamo, fregato. Mi sono dato da solo, speriamo di... Siamo pronti, sono le 15, quindi siamo in perfetto orario, si giocherà su questo campo la partita della categoria Primavera 2 tra Brescia e Renate. Noi conosciamo tutte e due le squadre perché abbiamo seguito tre partite del Brescia, una del Renate, e quindi sappiamo le potenzialità di queste due squadre che stanno, sono partite bene, non c'è niente da dire, però siamo all'inizio, quindi il campionato è lunghissimo. Quindi è ancora presto per fare delle, diciamo, previsioni a lungo termine. Non abbiamo le formazioni, quindi speriamo di poterle avere. So che ci tenete molto a vedere chi gioca, chi... ma presso poco la formazione non si scosta molto da, io adesso non li, da lontano i ragazzi non li conosco, ho già imparato, il numero 10 dovrebbe essere Orlandi, il numero 9 Ferro, che è anche il bomber della squadra, quindi dovrebbe esserci in porta Cortese, io bene o male la formazione della del Brescia l'ho imparata, adesso vediamo se poi c'è la prima conclusione verso la porta alta ed è Renate,
neanche 3 minuti, è una bella occasione questa, perché hai la possibilità di calciare in porta da buona posizione, alza troppo il tiro, quindi sfuma questa conclusione, la prima della partita del Renato. Non alzatevi, se fa gol. Possiamo spendere anche qualche parola sui settori giovanili, sia del Renati che del Brescia. Sono due settori giovanili che lavorano benissimo. Renati è una piccola realtà, ma piccola come dimensioni. Adesso lì c'è la prima vera palla gol per il Renati. Pallone che si stampa sul palo, poi ritorna in campo, lì c'è voluto andare con la testa, forse era più giusto andarci con altre parti del corpo e non con la testa, però nulla di fatto, ma è Renato pericolosissimo, sono passati solo 5 minuti, risponde subito il Brescia con questa incursione in area. Fa buona guardia, poi un altro pallone messo bene dentro dalla sinistra, partita subito vibrante, subito gioco duro centrocampo, l'arbitro lascia giocare, non interviene, cioè si chiama tackle, contrasto, quindi adesso qua invece l'arbitro è sempre vicinissimo al pallone, stavolta fischia la punizione a favore del Brescia, siamo proprio sulla linea di metà campo, adesso il pallone torna indietro, torna nella metà campo del Brescia. C'è sempre questo, diciamo, come si dice, dubbio, è meglio fare la primavera 2 o andare in serie D, meglio fare la primavera 1 come fuori quota o andare in serie D. Qua c'è una quasi una unanimità nei giudizi, è meglio fare una prima squadra. Io invece ho qualche... Ciao Davide. Qualche dubbio, hai la formazione? Qualche dubbio in proposito? Perché in primavera è la seconda squadra della società, quindi dalla primavera 2 puoi andare in prima squadra, puoi esordire, puoi
aggregati, no? Quindi io dico è meglio, però queste sono tutte mie opinioni personali, non ho niente di... di certo, quindi prepara tutto bene il Brescia con pallone a terra in velocità, precisione, poi spreca però il numero 7 con questa conclusione, se l'era portata sul piede sinistro, era al limite dell'area, ma conclude alto. Siamo all'undicesimo, partita per adesso che non è entrata ancora nel vivo, c'è ancora questa fase di studio tra le due squadre, il gioco si gioca a centrocampo, poi c'è qualche incursione come in questo caso sulla fascia, ma hanno la meglio i difensori o diciamo i giocatori che vanno a intercettare i palloni, gli avversari, e quindi la partita rimane un po' contratta, bloccata, cerca di manovrare di più il Brescia. Adesso qua l'arbitro lascia giocare, poi interviene, fischia un fallo per il Brescia, siamo spostati tutto sulla destra, lì si può mettere il pallone dentro l'area, siamo
poi però viene fischia il, mi sembra che sia fuori gioco, fischiato l'assistente. Questi sono palloni pericolosissimi messi in area, tagliati proprio a metà tra il portiere e tutta la linea che si sposta. In effetti qua si è rischiato anche l'autogol, perché i difensori poi devono correre all'indietro e non riescono a colpire il pallone bene. Quindi questi palloni tagliati mettono sicuramente in difficoltà tutta la retroguardia, la difesa degli avversari. Bisogna sfruttarli bene. E Brescia a momenti d'ora di gioco, sempre 0-0, ma ci sono già state diverse occasioni gol da ambo le parti, pali e traversi. C'è ancora un bel sole, temperatura gradi qua a Brescia, quindi una temperatura tutto sommato gradevole. Siamo in ottobre, quindi dovrebbe abbiamo proprio un'ostilità in quelle videocamere lì, che sono, diciamo, intelligenti, proprio perché quei pali lì alti ormai li usano tutti, li si piazzano all'esterno del campo e, come vedete, a volte vengono anche a infastidire, a impallare. Ci mancavano solo quelle videocamere lì. Bello questo anticipo, bisogna sempre andare incontro al pallone. Buono anche il cross, però è un po' troppo lungo, non c'era nessuno sulla corsia di sinistra. Bisogna sempre partire largo e poi accentrarsi, invece
in questo caso chi era largo si è andato a centrare lasciando scoperto. La parte sinistra del campo, però non c'era nessuno lì del Renate a raccogliere questo lungo traversone. Adesso riparte ancora il Brescia, vedete con quanta abilità riesce Ferro a tenere un pallone difficile, poi a giocarlo anche bene. Sicuramente uno degli elementi di spicco di questa Primavera 2 è un fuori quota, perché è un 2004, ma è uno che in questo campionato può fare la differenza proprio per le sue doti tecniche, le sue doti anche di realizzatore. Giocando bene il Brescia, anche se un gioco un po' lento, però fa viaggiare il pallone, lo fa viaggiare da una parte all'altra del campo, quindi ha un gran possesso palla, anche se poi alla fine produce poco, però tiene sempre schiacciato l'avversario nella sua metà campo, quindi un oggi il gioco moderno è fatto di statistiche, cioè si prendono tutti i dati possibili, immaginabili, i passaggi, la parte del campo che occupi, la corsa che hai fatto, il tempo che ci hai messo, diventa tutto, diciamo, scientifico, ma a me, io che sono della vecchia scuola, queste cose qua non mi interessano. Io una volta si diceva palla lunga e pedalare, adesso non si sente più, perché adesso è tic-toc. Si cerca di tenere il più possibile il pallone, soprattutto quando le squadre sono chiuse, sono coperte, e quindi bisogna far girare la palla proprio per cercare dei varchi, degli spazi, Adesso c'è un infortunio, è stato colpito al viso il giocatore del Brescia, che è a terra. Adesso ne approfittano gli altri per una pausa, per dissetarsi, anche se domani ci fermiamo ancora a Brescia, siamo al mattino l'Under 15 con la Feralpi Salò e il pomeriggio alle 15 con l'Under 17 Brescia Monza, partita
di alta classifica, quindi noi avremo, speriamo, che l'arbitro è sempre lì vicino al pallone, quindi vede benissimo gli interventi fallosi o meno dei giocatori in campo. E adesso è il Renate che pressa a uomo, anche pressa alto, quindi non aspetta più, ha cambiato, diciamo, atteggiamento in campo, ha cambiato tattica. Adesso qua c'è uno scontro fortuito, senza volere praticamente. Praticamente ha sbaracciato, secondo me, ha colpito il giocatore delle Renate che stava marcando da dietro il numero 11 del Brescia. Ha avuto la peggio, ma secondo me lì non c'è una volontarietà, perché sono incidenti di gioco. Adesso non so chi è stato ammonito, se il massaggiatore o il giocatore, ma credo il massaggiatore, forse per proteste, perché non aveva fermato il gioco, l'arbitro aveva lasciato. Anche qua ci sono sempre delle contestazioni, anche qua la regola mi sembra un po' fumosa, o il pallone si butta fuori o è l'arbitro che deve fermare il gioco, ma è a discrezione dell'arbitro, l'arbitro lascia giocare, deve, infatti dice che il numero 4 deve uscire e deve rientrare quando lo dice lui, perché ha chiamato, infatti è un arbitro che e adesso lo fa rientrare. Anche questo è un contrasto regolare, però si fa male il giocatore del Brescia. Probabilmente quando tutte e due si sono fatti male, quindi si sono azzoppati a vicenda, anche se il contrasto mi sembrava sia da una parte che dall'altra regolare, però noi siamo in campo. Thank you.
arriva, dai! Adesso il pallone viene restituito giustamente al Brescia, si riprende, siamo alla mezz'ora di gioco, sempre 0-0. Il calcio, il primo è non prenderli, ma Brescia! Però secondo me bisogna fare di più per darle, perché è anche vero che il miglior attacco è la difesa. Bisogna fare di più, qualcosa in più dell'avversario, proprio per cercare. Poi di non aver sorprese nel proseguio. Adesso esce elegantemente da una situazione difficile a centrocampo. Numero 7 del Brescia. Però risponde subito Renati con questa controffensiva del numero 11 che fa tutto molto bene, arriva al limite dell'area. Non si fa sorprendere il portiere numero 1 del Brescia, il tiro era insidioso, era angolato, era a mezza altezza, quasi sul palo di destra. Sono quei palloni velenosi che molte volte si infilano in rete. Stavolta ottimo l'intervento del numero 1 del Brescia, dovrebbe essere Cortese se non sbaglio. Anche questi sono palloni messi molto bene in area, tagliati nel modo giusto, all'altezza giusta. Adesso è l'arbitro che si trova nella traiettoria del pallone e quindi viene un altro legno colpito, un'altra traversa, quindi fioccano le traverse e i pali, i legni della porta da... Adesso si riprenderà col pallone a Renati, scodella il pallone in area, ancora il numero 11 che porta dei pericoli, ma è bravissimo il difensore del Brescia a intervenire in acrobazia, perché era
quasi saltato, era quasi... Buon Renato in questa fase di gioco. Ieri c'è stato il derby qua a Brescia, tra il Brescia e la Feral Pisalò si sono affrontati per la prima volta in Serie B, quindi ci sono stati 12.000 spettatori, proprio perché il derby ha un richiamo particolare. Alla fine, per il rotto della cuffia, il Brescia è riuscito proprio nei minuti finali a pareggiare, quindi un'enorme gioia per i bresciani, un po' di delusione e rammarico proprio perché sembrava, per la Feral Pisalò, sembrava avesse riuscisse a portare fino alla fine il gol di vantaggio, invece. Adesso il Brescia a portare qualche pericolo nell'area di Renate, si può. Facciamo una volta. Alla fine del primo tempo vi daremo i risultati degli altri campi, c'è sempre tanta curiosità proprio per sapere cosa succede negli altri campi. Tutta la primavera 2, minuto per minuto, come thank you.
prima abbiamo visto, quando siamo arrivati, l'ex allenatore del Brescia Primavera, Gustavo Aragolazza. Ci conosciamo, mi ha salutato, mi ha detto che è stato in Bulgaria. Era in Bulgaria l'anno scorso, era a Crema, però è rientrato probabilmente. È rientrato vuol dire che è tornato in Italia e quindi continuerà. Cioè, smette in Bulgaria e... fatto tanti anni qua a Brescia. Anche qua c'è stata un'azione dentro l'area del Brescia, adesso c'è un altro scontro duro tra il numero 9 e il numero 3, il numero 9 del Brescia, era un pallone alto, è intervenuto bene però il numero 3 perché praticamente non c'era più nessuno, erano rimasti loro due, lì se il pallone passava probabilmente... Palloni, quelli lì persi malamente che diventano una... un'occasione per gli avversari, proprio perché si intercettano il pallone in una zona del campo molto allettante per
gli avversari con le difese poi scoperte, perché comunque un Renate che siamo al quasi al 44esimo del primo tempo, sta finendo in avanti con soprattutto su queste palle da fermo, si scagliano in 3 o 4 sul pallone sempre, quindi cercano anche questa soluzione aerea. Sarà un po' di recupero perché il gioco è stato fermo, quindi almeno un minuto sicuro, 3 minuti in effetti. Primavera lo conosco, Primavera 2, lo conosco abbastanza bene perché ormai sono anni che seguo il campionato Primavera 2, ho visto un po' tante squadre. Secondi al ai 2 minuti, ne ha dati 3, quindi poco più di un minuto alla fine del primo tempo, sempre 0-0, la partita non si sblocca, ma qualche palo è un traversa, l'abbiamo visto, quindi c'è un intervento provvidenziale del difensore del Brescia che toglie le castagne dal fuoco, si era mosso bene il giocatore del Renato, però non è riuscito a saltare il suo avversario. E arriva il fischio in chiusura del primo tempo, si chiude con gli applausi del pubblico, però il risultato è inchiodato sullo 0-0. Comunque qua tanta gente in tribuna al San Filippo, proprio perché quando hai un impianto accogliente, un impianto comodo,
la gente poi arriva, quando hai delle tribune dove non ti puoi neanche sedere, piccoline, chiaro che la gente non ha interesse, non ha a seguire la partita su quelle tribune lì. Scusate se ho dovuto cambiare il momento, troppo perso la connessione, oggi sono un po' in difficoltà perché ho cambiato. Il router, e quindi probabilmente quello che ho preso non mi dà ancora, mi dà dei problemi, vediamo di sistemarlo. Comunque è partito il secondo tempo, 0-0 il primo, ma è partito bene il Brescia con questa rasoiata da destra verso sinistra, un pallone che addirittura è stato deviato, quindi ci sarà calcio d'angolo per il Brescia.
Thank you.
Genna. Genna. Genna, non tu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Arbitro! Ora! Arriva! Thank you.
Vai, Jack!